Se mi dovessero chiedere qual è il tuo dolce preferito, risponderei sicuramente il tiramisù. Oggi te ne propongo una versione alla ricotta. Prepararlo è semplicissimo. Inizia con il rompere 4 uova e dividere i tuorli dagli albumi. Intanto prepara il caffè e versalo in un'altra ciotola, insieme ad un goccio di Baileys, e metti da parte a raffreddare. Nei rossi aggiungi 4 cucchiaine e mezzo di zucchero, mescola leggermente con una frusta ed ingloba 1 kg di ricotta. Io l'ho utilizzata di pecora. Dopodiché monta gli albumi a neve ferma ed incorporali con movimenti dal basso verso l'alto per non farli smontare. E la crema è pronta! Per quanto riguarda la base del tiramisù, sono solita utilizzare i pavesini, ma in questo caso ho voluto provare i classici savoiardi. Questi l'ho comprati da MD e devo dire che sono di buona qualità. Semplicemente li inzuppo nel caffè e li distribuisco su una teglia rettangolare. Dopodiché ci verso sopra la crema. E proseguo con un altro strato di biscotti e crema. Ultimo con cacao amaro in polvere e gocce di cioccolato. Ripongo in frigorifero e pancia mia, fatti capanna! Un dessert al cucchiaio fresco ed ideale per questo periodo, ma che è un must have tutto l'anno. Che ne dici? Vorresti assaggiare questa fetta?